ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di Muscolo e Vita, inizio un po' diverso. Sono qua in aeroporto a Barcellona perché stiamo per prendere la mia ragazza. Siamo con Sammy sta là. Io invece mi sono andato a prendere un attimino un cappuccino, ovviamente con lecce desnatato, quindi con latte scremato, per iniziare bene col digiuno intermittente. E mi sono fatto una bottiglietta d'acqua. Niente, siamo qua. Appena arriva la faccio incontrare. Ciao. Dai, raga, non riesco a far il coglione, non posso fare questa cosa. Stiamo aspettando la ragazza di Sammy, non mia. Lo sapete, se avete visto il video, sono single io, lui no. Pronto? Come ti senti? Eh? Il cazzo? Beh? Mamma mia, sì. Vi mostro il pasto pre-workout. Prima cosa, mezzo litro di acqua. Poi mi sono fatto questo yogurt alla fragola. Questo ha 10 grammi di proteine, come potete vedere qua, ottimo. E due albicocche. Ok, lascio soli Maria e Sammy. Io me ne sto andando in palestra. Mi sono fatto un pasto pre-workout con due albicocche, mezzo litro di acqua e uno yogurt proteico, quindi quello c'aveva almeno 10 grammi di proteine. Avrei preferito di bere semplicemente un bicchiere di latte, semplicemente per un fatto di leggerezza e digeribilità, ma non ce l'avevo in casa e quindi ho preso lo yogurt, ho fatto questa decisione. Intanto adesso ce ne andiamo in palestra. Abbiamo dormito pochissimo stanotte perché siamo rimasti su a editare, e quando non dormi, questo è proprio una cosa, uno dei problemi maggiori in palestra, sicuramente la performance non sarà il massimo, però niente scuse, io comunque oggi provo a dare il 100%, è la mia prima seduta full di forza dopo la settimana di scarico, quindi mi sento bello fresco nonostante non abbia dormito troppo. Vediamo come va. Eccoci tornati con un altro voice over. Prima che mi dimentico, ragazzi, state guardando questo video, lasciateci un like e aspettate fino alla fine del video perché questo è uno dei miei migliori, quindi se continuate a vederlo tutto io vi ringrazio e non ve ne pentirete. Comunque iniziamo il pull workout. Di solito inizierei con un barbell row, però oggi volevo fare questo seated row per la schiena. Comunque questa dovrebbe fare lo spessore della schiena e sono andato abbastanza pesante, 6-8 ripetizioni per 4 set. Con l'ultimo set ho scalato il peso del 50%, ho fatto un piccolo drop set. In realtà la ricerca scientifica dimostra che il drop set non è necessario, però è un modo per accumulare volume e ho iniziato a incorporare questa cosa e penso di star vedendo dei buoni progressi, anche se è la ciliegina sulla torta, non è assolutamente da fare sempre, ma se volete spingervi lo potete fare. Secondo esercizio, ho fatto queste weighted neutral grip ups, ovvero le trazioni alla sbarra con presa neutra. Ci ho aggiunto qua 15 kg e anche qua ho fatto 4 serie da 5-6 ripetizioni, con l'ultima serie facendo questo appunto drop set, con l'ultima serie che ho fatto semplicemente peso corporeo, ho fatto quante reps riuscivo a fare. Sono passato poi a fare due esercizi per i bicipiti, qua vedete uno standing alternating dumbbell curl. Ragazzi, i bicipiti più o meno li puoi allenare in due modi, o col bilanciere o con i dumbbells, come vedete qua. Qualsiasi variazione ovviamente metterà un pochino più di stress, ad esempio se fate con la presa neutra mettete più stress sul brachialis. In questo modo qua però state sviluppando più o meno tutti i due capi del bicipite abbastanza in modo equo. Quello è il primo esercizio, anzi forse mi sono dimenticato di farvi vedere il secondo era semplicemente una sbarra dritta. Ho fatto sia per il primo che per il secondo esercizio bicipite, ho fatto 4 serie da 6-8 ripetizioni e poi sono passato ultimi due esercizi un pochino più di volume. Qua come vedete questo è praticamente un superset di questo esercizio, un altro lat pull down, diciamo che non è necessario, però io quando entro in palestra a volte entro nel mood e alla fine la cosa fondamentale è che amate il programma di allenamento che fate, anche se secondo la scienza magari non è il massimo. Quindi io sto incorporando questi superset finali, faccio semplicemente un paio di serie di questo e poi un paio di serie del superset di bicipiti che vedrete, quasi a sfinimento, perché questi non sono movimenti multiarticolari. Se andate a sfinimento sulle ultime serie va comunque bene, non andrà ad intaccare troppo negativamente il vostro sistema centrale nervoso, riuscirete comunque a recuperare. Quindi anche qua ho fatto il superset per quello là, lat, praticamente quella versione di lat pull down però da terra, e ho fatto quel superset con questi qua che sono i cable curl, anche qua con la sbarra dritta. Non utilizzate la sbarra sui bicipiti se avete magari troppo sbilancio tra un braccio e l'altro, perché poi il braccio più forte inevitabilmente prende il sopravvento, quindi state attenti là. Se avete un braccio più grosso dell'altro fate il dumbbell, iniziate sempre col lato più debole e fermatevi anche con l'altro lato, equiparate le ripetizioni.
Qua faccio un attimino un physique update, niente pump davanti dato che ho fatto schiena, quindi un po' di pump nei bicipiti, poco nei trapezi, ma soprattutto nella schiena, vi faccio vedere. E qua riuscite a vedere quanto cambia il mio fisico se mi metto in prospettiva giusta, luce giusta. Guardate, magari di lato sembra abbastanza spesso, e guardate anche i fianchi, si va a depositare il mio grasso proprio sui fianchi, è un punto debole, se volessi toglierlo dovrei continuare il deficit calorico. Lasciateci un like, godetevi il resto del video. Eccoci al pasto post workout, un pomodoro, un mezzo panino qua bianco, potete avere sia integrale che pane bianco, ovviamente l'integrale ha più fibre, però è anche più difficile da digerire, quindi sono andato per il pane bianco, 80 g di fese di tacchino, 30 g di hummus, hummus per i grassi, tacchino per le proteine, e di qua invece abbiamo dei ceci per un po' più di verdura, e me lo bevo con 5 g di creatina monohydrate di MyProtein in mezzo litro di acqua. La creatina aumenta i livelli di ATP nel muscolo e quindi riuscite a produrre più energia, a lungo termine più forza. A lungo termine quindi è l'unico integratore che potrebbe aumentare la forza e quindi di conseguenza aumentare l'ipertrofia muscolare. 5 grammi al giorno se state già oltre il primo anno di allenamento, altrimenti non ci sono problemi. Prendetelo con un passo se ci riuscite, se no 5 grammi al giorno. E ora tornati in spiaggia, dato che io e Sammy abbiamo deciso di farci una bella vitamina D che ci serve, siamo solo venuti in spiaggia due volte, quindi questa è la terza volta e niente, magari mi faccio anche un bagno, poi sicuramente devo mangiare qualcosina, intanto cerco Sammy. Wake up, sure. So you think it was because you were stressing out? Yeah, it was free. Abbiamo trovato il Sammy. What's up? L'abbiamo fatta, raga. Yeah. Raga, ho chiesto a Sammy di andarmi a prendere un gelato. Mi stai a salvare? No, non dirmi che è sbagliato. No, no, ci sta. Sneakers gelato. Grande. Sneakers gelato, ragazzi. You see that? Siamo sulla spiaggia, ci godiamo comunque un po' l'estate, dai. Un gelatino piccolino non fa niente di male, ragazzi. È vero, me lo mangio tutto io. Come sempre, macro, dieta flessibile. Non vi impuntate su queste piccole cose, non dovete essere super ossessionati. Relax, dieta flessibile, soprattutto in vacanza, anche per la mente è una cosa positiva. Stiamo andando sotto quello. Appena camminato, fatto una passeggiata, siamo sotto il Dublin in questo momento e adesso pensiamo di far volare il drone su per quest'acqua che è veramente una bomba. Che bella Barcellona, ragazzi, che bellezza. Guardate là che stanno facendo yoga o qualcosa, proprio là in fondo, tutti nel mare, bellissimo. Ecco che vista, ragazzi, drone in arrivo. Piccolo photoshoot, abbiamo anche fatto volare il drone per aria, sempre bellissimo, e anche con Sammy, con l'aiuto di mia sorella qua, che non si vuole mai far vedere, però è bravissima dietro le scene. Niente, adesso finita la giornata al mare, torniamo a casa, mangiamo qualcosa al ristorante e poi ci facciamo una bella chiacchieratina. Sei glamping? Ok, ultimo pasto della giornata, ho qui dei rimasugli di pasta di Sammy, pasta al sugo normale. Qua invece ho 200 g di questa carne di maiale, c'è un po' di insalata fresca verde e dei pomodorini. Qua invece ho provato a comprare questo hummus che ha un colore pazzesco rosa, ma è hummus di melanzane, chissà com'è, lo proviamo. E poi c'ho altri picos integrales qua. Cena di stasera. Oggi quindi non ho tracciato niente e questo è come mangerei se non traccio niente. Quindi tipo vado più o meno ad occhio, so più o meno già le porzioni, provo a consumare un po' di proteine con ogni pasto, proteine e carboidrati, e se devo ci aggiungo un po' di grassi sotto forma di hummus, avocado, olio di oliva, formaggio, parmigiano, eccetera eccetera. Però non sono assolutamente ossessionato da niente e
dato che ho esperienza posso mangiare così e riesco comunque ad ottenere i risultati. Detto questo, ho visto molti commenti che mi dicono: ah, perché non ci parli specificamente di grassi, grassi saturi, grassi insaturi, di carboidrati, di proteine, facci capire metabolicamente che cosa fanno e come aiutano il nostro corpo. Perché sto attento a quello che dico? Perché sui social media vengono prese, tutto quello che dico potrebbe essere preso in un modo che io non lo intendo. Ad esempio, una volta ho fatto un video sul carb cycling e se le calorie totali della settimana sono in deficit, allora perderai grasso. Ho avuto un sacco di domande da gente che mi hanno detto: ah, ma quindi come imposto il carb cycling se voglio bruciare i grassi? Devo per forza fare il carb cycling se voglio bruciare i grassi? No ragazzi, ho detto che il deficit calorico è quello che conta. Per questo non parlo di grassi, non parlo di carboidrati, non parlo di proteine, perché proprio nei dettagli. Perché quando faccio delle scelte di cibo non penso a questo, io penso ai macronutrienti, alle calorie e poi penso ovviamente: ok, se ci metto un po' di olio d'oliva sarà meglio delle patatine fritte del McDonald's, questo è abbastanza ovvio in termini di salute. Ovviamente posso fare dei video dettagliati, se li volete li faccio appena torno a fare i video informativi dopo i daily vlogs. Però è per questo il problema maggiore, che c'è tanta gente che ascolta quello che dico ma lo interpreta in modi che io non voglio che vengano interpretati. Non è che se parlo di grassi saturi che potrebbero fare male, allora i grassi saturi non li posso mai toccare, No ragazzi, bilancio, macronutrienti, calorie, la cosa principale della dieta. Parlo di questo perché è questo che vi darà i vostri risultati. Spero che vi sia piaciuto questo video. Sono stanchissimo, è mezzanotte, io sto mangiando questo in questo momento e adesso vado a finire di editare con Sammy. Detto questo, spaccate quel pulsante like, grazie di tutto il supporto, arrivederci.